Sentiamo 10 curiosità dell'Inter. Ascoltate, surfa. Ciao, sono Surfa ed eccovi una nuova puntata di Curiosity. Oggi, in occasione della finale di NEC Most Wanted, mi trovo alla Pinetina ed essendo da sempre interista non potevo non fare un episodio sull'FC Internazionale, che è l'unica squadra ad aver sempre militato in Serie A e l'unica italiana ad aver vinto il triplete. Sui nerazzurri ci sono numerose curiosità, quindi eccovi la lista delle 10 cose che forse non sapete sull'Inter. L'Inter fu fondata il 9 marzo del 1908 da un gruppo di milanisti. La scissione avvenne all'interno del Milan Cricket e Football Club perché alcuni soci volevano all'interno della squadra non solo giocatori italiani ma anche internazionali. In passato i tifosi del Milan appartenevano per lo più alla classe proletaria ed erano soprannominati Cacciavit, ovvero Cacciaviti. Di conseguenza i rossoneri chiamavano i loro cugini Bauscia, ovvero Gradassi, stereotipo dell'alta borghesia milanese. Negli anni 40 questa differenza si appianò. Le pagelle con i voti ai calciatori nacquero grazie ai derby tra Inter e Milan. Furono inventate da Scaramboni e Missaglia che scrivevano per la rivista Milan Inter. Il logo fu inventato da Giorgio Muggiani, socio fondatore della società nonché segretario dell'Inter. Scelse i colori nerazzurri perché ai tempi erano gli unici disponibili sulla sua tavolozza. Successivamente il figlio affermò che la scelta del nero e del blu furono per contrastare il rosso e il nero che campeggiavano sulle maglie del Milan perché a quei tempi non esistevano i pennarelli e le uniche matite avevano i colori rosso e blu. Con il tempo i colori nero e blu furono attribuiti a quelli del cielo nella notte in cui fu fondata la società. Il primo campo da gioco dell'Inter era situato al numero 113 di Ripa Ticinese a Milano. Un lato del campo affacciava sul Naviglio Grande e durante le partite c'era sempre una persona su una barca che raccoglieva i palloni finiti nel fiume. Dal 1998 NEC è lo sponsor tecnico dell'Inter. Nel 2013 la società ha rinnovato il contratto per oltre 10 anni, quindi fino al 2024 l'Inter vestirà Nike per 18 milioni di euro a stagione. Nel 1995 l'Inter è stata la prima società calcistica ad avere un sito internet. Inter.it è stato per 15 anni il sito più visitato al mondo di una società di calcio. L'Inter fu la prima squadra italiana ad introdurre l'abbonamento allo stadio per un'intera stagione. Il capocannoniere di tutti i tempi dell'Inter è Giuseppe Meazza con 288 gol. Il giocatore più pagato della storia del club è stato Christian Vieri, costato a Moratti 90 miliardi di lire, pari a 46 milioni di euro. Zanetti è il giocatore più vincente e quello con il maggior numero di presenze nella storia dell'Inter, ben 858. Arrivò nell'estate del 1995 al ritiro dell'Inter con una busta della spesa e con solo due giornalisti ad aspettarlo. E queste erano le 10 cose che forse non sapevate sull'Inter. Spero sia stata una puntata interessante per tutti gli amanti del calcio e non solo per i tifosi nerazzurri. Ringrazio NEC per la disponibilità e ora non vi resta che seguire l'Insovraimpressione, condividere il video, taggare tutti i fan del calcio e ci vediamo la settimana prossima su Curiosity.